Lavorano in maniera rigorosa con 8 pattuglie in giro per la città per controllare che vengano rispettati i divieti, ma i vigili urbani di Avellino lamentano la scarsa dotazione di mascherine e guanti anti-Covid-19 per poter operare in sicurezza. Eppure sono tra le categorie più esposte al contagio, con un'attività in strada che li porta continuamente a contatto con la gente. È già partita la richiesta all'ufficio economato del comune per aumentare il quantitativo di mascherine, gel igienizzanti e guanti, ma intanto molti di loro sono costretti a ricorrere a dotazioni proprie o a mezzi di fortuna. Se posso approfittare di questo mezzo per lanciare un appello a coloro che, distributori, negozi specializzati che avessero questo materiale, di farsi avanti eventualmente per potercelo fornire. I vigili sono circa 30 in servizio, saranno una 30 unità che stanno a diretto contatto con il pubblico, quindi anche un numero di qualche centinaio potrebbe essere sufficiente per questo periodo di emergenza. So che oggi dovremmo essere riforniti come nazione Italia, un cargo dalla Cina che dovrebbe atterrare con un quantitativo, diciamo, notevole di questo materiale, quindi credo che la protezione civile o gli altri enti deputati a ciò dovrebbero farsi carico per distribuire alle forze dell'ordine, alle forze di polizia locale che, come tutti sanno, sono tra quelli, tra quel personale che non può avvalersi di altro mezzo di sostitutivo per far fronte a queste emergenze, quali possono essere le ferie o lo smart working come è stato fatto per altro personale. Perfetto.